passò davanti a uno specchio che girava come una giostra. Era lo stesso, ma con gli occhi spenti e il ciondolo perso. Scoppiò a piangere. Era da una vita che non piangeva. Era da una vita che non rideva. Sentì un senso di colpa così pesante che non lo faceva neanche muovere. Voleva tornare al villaggio. Avrebbe vissuto anche come l'ultimo servitore, ma voleva stare nella sua terra, ritrovare i suoi fratelli. Camminava. Sentiva il cuore in gola. Era ancora molto lontano quando i tamburi annunciarono l'arrivo di uno sconosciuto. Ma il padre lo riconobbe, gli corse incontro e l'abbracciò. Olmo disse che lo sapeva di non essere stato un buon figlio, ma lui non lo lasciò proseguire. Volle che fossero accesi i fuochi che annunciavano le grandi feste. Le altre tribù sentirono l'invito e anche i fratelli che erano in giro si accorsero del richiamo, perché per loro, che gli erano sempre stati accanto, il padre non aveva mai organizzato niente. E per lui, che aveva fatto quel che gli pareva, chiamavano a far festa anche le altre tribù. Fu la madre a rispondere: siamo così felici che le parole non riescono a spiegarlo. Voi ci siete sempre vicini. Molmo non c'era più. S'era perso, era come morto. E ora invece è qui. Siamo di nuovo insieme. Per questo c'è da far festa a tutti. E piano piano i loro cuori si riscaldarono.